è una risposta della Meloni sulla libertà di stampa nel nostro paese. Mi pare, lo dico da giornalista, che la libertà di stampa nel nostro paese non sia assolutamente violata, perché in Italia ognuno dice quello che vuole, poi se ci sono strumentalizzazioni politiche va bene, ma non mi pare che la RAI sia un luogo dove c'è una dittatura culturale. Non va strumentalizzata ogni volta politicamente la posizione della RAI. Mi pare che tutte le forze politiche, tutte le forze di governo abbiano ampio spazio in tutti i telegiornali, in tutte le trasmissioni, e questo vale anche per le televisioni private. Ecco, non vedo in Italia rischi per lo Stato di diritto. Chi lo dice non conosce la situazione italiana. Il candidato? Il candidato? Todi si è dimesso da due giorni. Se avessimo trovato un candidato in due giorni saremmo un'associazione di maghi, non una coalizione politica. Troveremo il miglior candidato possibile. Anche io credo che sia preferibile trovare un candidato civico, perché dobbiamo anche andare ad occupare spazi che la sinistra sembra voler lasciare liberi, candidando l'ex ministro Orlando, che è una scelta che va nella direzione di un impegno molto forte a sinistra, quindi che lascerebbe senza voce, senza spazio i moderati, cosa che invece insomma, che rappresenta una maggioranza in Liguria, e quindi anche ai moderati di centro-sinistra noi vogliamo offrire una alternativa. Faremo liste competitive, stiamo lavorando anche con le civiche per vedere cosa fare. E sul candidato presidente stiamo esaminando, stiamo parlando con molte persone, vediamo quale sarà il candidato vincente.